Benvenuti, siamo qua in diretta dalla postazione di Via Rattazzi, qua su Radio MacBoon. Un saluto anche agli amici che ci stanno ascoltando nelle altre due sedi qua a Torino, nel Torinese, Rivoli, in Corso Susa e anche in Corso Siccardi, sempre qua a Torino. E andiamo praticamente a salutare, a dare il benvenuto a Levante. Ciao. Ciao Marco, ciao. Come va? Come stai? Dici questo. Sto bene, sto girando parecchio, non so se hai sentito parlare di me. Qualcosa, sì, qualcosina, nulla di... sì, sto molto bene, sono molto felice, un periodo proficuo a livello musicale veramente sorprendente. Sì, perché l'ultima volta che ci siamo visti, sentiti qua in radio, era l'inaugurazione della nuova postazione. Sì, di Rattazzi, insieme a te anche il grande Bianco, che salutiamo, Alberto, e da lì a oggi non ti sei mai fermata. Niente, non mi sono più fermata. Da quando è uscito Alfonso sono sempre un po' in giro a, insomma, canticchiarlo, e tra radio, interviste, telefoniche. Le stai contando? No, non le sto contando, ma penso potrei perdere il conto, comunque. Allora, Alfonso, questo è il singolo che noi non vogliamo presentare come molti altri colleghi con questo nome del tormentone, assolutamente no. Parliamo di Alfonso che abbiamo sentito in anteprima qualche mese fa qua a Radio MacBoon, anche in altre occasioni, in altre sedi, una canzone che con una base musicale che dà, come dire, quello sprint estivo, ma un testo che poi è malinconico, possiamo dirlo. Sì, è effettivamente un brano che concilia questa malinconia del testo con la freschezza delle melodie, con questo ukulele che fa subito estate, e chiaramente è anche un po' ingannevole, nel senso che tralascia, no, quello che poi è inizialmente, certo, quello che può essere la profondità del testo. Certo, perché poi ci sta il ritornello, che invece è diventato uno dei, adesso parlo in maniera internetiana, uno degli hashtag più utilizzati ultimamente. Sì, e qualcuno mi ha anche detto grazie per aver messo in musica questa frase che grido da una vita. Finalmente si può anche cantare. Sì, perché poi ognuno dà sempre del suo, no? Già, certo, ma quella è la bellezza delle canzoni, che fanno sempre un giro proprio senza che tu riesca a controllarle. Questo è bello, è il bello della musica. Infatti, una volta che poi è nato, ha preso più notorietà Alfonso, adesso lo stai vedendo praticamente, sentendo più che altro, esatto, ovunque, non lo riesci più a tenere. No, niente, mi è scappato di mano. Infatti, una cosa che hai rilasciato come intervista, che mi è piaciuta molto, è proprio questo pensiero, no? No, una volta che tu scrivi una canzone, poi lei è nata, va. Certo, è come un figlio, cresce, all'inizio riesci a controllarlo, poi chiaramente fa la sua strada, e Alfonso è stato così. Con Alfonso è stata così, adesso suona in tante radio e infatti sono felice, e la cantano in tanti anche. Infatti, questa è una cosa sicuramente, sì, che dà soddisfazioni tante. Bene, bene. Allora, Alfonso che apre le strade per quanto riguarda un album, ottobre, diciamo, il periodo in, sì, cui si arriva, una produzione artistica curata da Bianco? Da Alberto Bianco. Io sono sempre molto felice di parlarne, perché lo stimo come amico e come musicista. E, appunto, dopo la pubblicazione del suo primo album, Nostalgina, mi aveva colpito moltissimo nella sensibilità degli arrangiamenti e nei testi, così io ho chiesto se gli andava di produrre manuale di istruzione, e l'ha accettato ben volentieri. Bene, benissimo. Quindi manuale di istruzione senza apostrofo. Senza apostrofo, no? Perché non abbiamo intenzione di insegnare nulla a nessuno, piuttosto appunto il messaggio che dà è quello di che ogni tanto, insomma, si cresce anche su grandi macerie, no? Quindi quel qualcosa che ti distrugge ma che ti fa crescere. Benissimo. Allora, visto che qua c'è attesa per ascoltarti, io concludo con l'ultima domanda, poi ovviamente dopo la tua canzone andremo magari ancora a salutarci. Ho letto, no, nelle varie interviste, nelle varie ricerche, che Alfonso in realtà nasce qualche tempo fa, però con Irri è stato il canale giusto, la collaborazione giusta con la quale hai voluto procedere. Beh, sì, ho scelto Irri e Irri un po' ha scelto me, nel senso che
La bellezza di Henry è stata la libertà di poter essere me stessa al 100%, quindi scrivere liberamente quello che mi passava per la testa. E poi chiaramente il plauso inaspettatissimo di Alfonso ha spiazzato un po' tutti, no? Però appunto la nostra idea era quella di collaborare per Manuale di Istruzione e lasciarmi esprimere al meglio e in tutta sincerità. E quindi Iri è stata mi ha dato una grande mano in questo. Benissimo. Allora, no, ma perché se ne parla bene, a me piace, no, di questa cosa, anche con sì, altri sì, ragazzi. Sì. Con, poi è torinesissima Henry. Torinese, quindi ovviamente entra in quelle che sono le connotazioni di Macbune, quindi è giusto parlarne e salutarne. Allora, adesso andremo ad ascoltare la tua canzone e poi parleremo di due cose comunque importanti, parleremo del Reset, andremo ad approfondire il supporto video, tutto ciò sempre qua in collegamento su Radio Macbune. Adesso Levante, che bello però presentato così. Allora intanto vedo che c'è anche un po' di pubblico, io voglio sentire un po' di casino, ok? C'è mia mamma in realtà che sta facendo. Alfonso. Mai, mai, mai mi perdonerei. Ma hai tagliato i capelli da sola. Ma mi sento una persona nuova. Ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria, sembrerò in vena. Shalala, che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di festa. Girirù, berrei volentieri un caffè. Mi pestano i piedi da un'ora. Ho le scarpe da sera, ma no, non sono in vena. Corre l'anno 2013, in mano alcolici e niente più. Che vita di merda, che cosa c'entra il conto? Ho preso per forza, rischiato di dormirti addosso, stronzo. Tanti auguri, ma non ti conosco. A, E, I, O, U, Y. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013, in mano alcolici. Tanti auguri, ma non ti conosco. Tanti auguri, ma non ti conosco. Tanti auguri, ma non ti conosco. Grazie. Wow. Grande. Grazie.
Complimenti. Grazie. C'è stato anche il battito di mani, sì, proprio per intonare e avvicinarsi alla versione di Alfonso del brano. Complimenti ovviamente da tutta la Radio Macomune, qua il pubblico grazie è sorridente e quindi il messaggio è arrivato. È arrivato forte e chiaro, mi assolutamente. Pare. Grande, grande. Allora, di questo brano, diciamo che è praticamente più di 500.000 visualizzazioni se andiamo a unire i vari canali, quindi piace. Perché io quello che noto in un brano non è di un video, pardon, non è solo il numero delle visualizzazioni, ma anche delle volte che la gente clicca mi piace, quindi piace. Com'è che è nato questo video? Questo video è nato da un'amicizia tra me e Paolo Ranzani, fotografo torinese, glamour, che però si è cimentato nella regia. E niente, parlando un po' di come è nata Alfonso, del significato che aveva per me, che ha per me, ci siamo detti perché non farlo in un montacarichi. Quindi abbiamo riunito gli amici più intimi e lì, vabbè, insomma, l'avete visto, ci sono i vari Daniele Celona, Alessio Sanfilippo, che tra l'altro suonano con me, Daniele Citriniti, insomma un po' di nomi della musica torinese abbastanza noti. Ci siamo tutti, come dire, ammucchiati dentro questo montacarichi e abbiamo simulato questa festa in cui io chiaramente sono spaesata e per niente divertita. Bene, no, poi è bello, divertente, perché oltre a esserci insieme a te tanti amici, tanti artisti, musicisti ovviamente che conosciamo nell'ambito torinese, è arrivato proprio questo messaggio fresco. Però ovviamente la cosa che io adesso voglio appunto farti sottolineare è proprio questo contrasto, no? Tra il testo e la musica un po' più fresca, invece un testo un pochino più triste. C'è comunque qualcosa a cui ti sei ispirata? Sì, io amo particolarmente Tarantino, allora c'è questo mood lui, no? di descrivere le situazioni di pericolo. Perfetto. Con le musichette, wow, sognanti, e allora mi è piaciuto questo contrasto che ho utilizzato chiaramente anche in Alfonso. Bene, bene, e sta funzionando, quindi va tutto bene. Sono contenta, sono spaesata ma contenta, molto contenta. Sei sempre un po' dentro la canzone, quindi. Sì, io continuamente sono sempre dentro questa festa alfonsiana in cui non capisco sempre bene cosa mi stia accadendo, però so che sono felice. Bene, bene. Allora dai, intanto diamo due informazioni tecniche. Dopodomani, il 10, cosa succede? Yes, dopodomani sono... vabbè, canto praticamente per il Reset, no? Facciamo questo crowdfunding per il Reset Festival di settembre, e un secret concert, un house concert in una casa torinese, che chiaramente sarà svelato soltanto a chi si iscrive, quindi manda una mail a partecipare@reset.to.it. E poi il giorno stesso del concerto saranno ognuno dei partecipanti arriverà una mail. Quindi il giorno stesso viene svelato. Sì, sì, bella, sì, questa, sì, cosa. Sì, sì, per è chiaramente segreto, per cui il giorno stesso, prima che si sparga troppo la voce. Quindi progetto Reset, Levante dal vivo, il 10, bisogna scrivere appunto alla mail partecipare@resetfestival.to.it, attento, esatto. Visto? E da lì così si ha la possibilità di partecipare anche questa, diciamo, questa raccolta, a questo festival che è molto bello, ovviamente tanti anni ci siamo visti parecchie volte lì in Piazza volte. Vittorio, e quindi ricordiamolo che è dall'11 al 14 di settembre. E poi andiamo anche a raccontare quelli che sono... c'è praticamente uno sviluppo estivo, no? Andrai ad avere degli appuntamenti molto importanti. Sì. Un grande artista. Beh, io quest'anno sono stata investita da un sacco di sorprese, e vabbè, la più grande è chiaramente quella dell'apertura dei concerti di Max Gazzè. Lui ha già iniziato il Sotto Casa Tour già da giugno, e io lo raggiungo l'11 luglio a Piazzola sul Brenta. E poi il 12 luglio saremo a Venaria Reale. Ok. Quindi insomma ci avviciniamo a Torino. Siamo vicini, vicini. Sì. E poi insomma si svilupperà per lo stivale questo festival. Quindi il 10 tour. Abbiamo praticamente il concerto, il secret concert, sì, con Reset. E poi l'11 dall'11 vi saluto e fantastico. Ritorno poi a fine luglio.
Bene, allora facciamo così, abbiamo detto un po' tutto, ovviamente diamo le coordinate, basta cercare Levante su Facebook e si vanno così a poter approfondire la conoscenza con te. E così, perché la risata? Perché nelle interviste scorse io sempre mi andavo a fare una paperetta, no? Dicendo male il nome, no? Con Levante. Ok. E ovviamente la possibilità di essere sempre aggiornati su quello che succede. Abbiamo accennato il discorso dei live, quindi da dopodomani via, si prende, si parte. E poi soprattutto essere attenti in quello che sarà il mese di ottobre con perché manuale. Uscirà, esatto, manuale di istruzione. Benissimo. Guarda, grazie di essere passata qua da Radio Macmune, è stato veramente un piacere. Anche per me.